Eccoci. Eccoci, bentrovati a tutti, amiche ed amici sportivi di Passione Volley, la trasmissione di approfondimento sulla pallavolo abruzzese, 3 novembre in diretta, ci tengo a dirlo, sul canale digitale terrestre TV6 Sport, TV6 News. Questa è la novità più importante, oltre alle altre che vi dirò tra breve, della settima stagione di Passione Volley. 3 novembre in diretta qui dagli studi di TV6. Oggi parleremo, come puntata numero 0, del derby che c'è stato in serie B1 maschile, girone C, tra Ortona e Chieti. A vincere è stata la squadra di Nunzio Lanci, che si è imposta per 3-0 nel derby, come dicevo poc'anzi, tutto teatino col Chieti. Parleremo anche del Chieti naturalmente, però tra gli ospiti di oggi qui negli studi di TV6 parleremo anche dell'attività federale, nello specifico dell'attività federale dei comitati provinciali di Pescara e di Chieti. Prima di presentare gli ospiti di oggi, permettetemi un caloroso saluto ai miei compagni di viaggio. Intanto ringrazio Conny Brogi e Angelo Anselmi alle riprese, che vi terranno compagnia fino a maggio inoltrato, la regia di Maurizio Daguì, il coordinamento giornalistico del preziosissimo Andrea Costantini. Abbiamo detto poc'anzi le novità, siamo in diretta, lo ribadisco, sul canale digitale TV6 Sport, una delle primissime, se non la prima emittente regionale ad attivare proprio il canale digitale terrestre. Bando alle ciance, tra un po' ringrazieremo anche gli sponsor naturalmente che permettono la realizzazione di questo programma. Alla mia destra Gianni Bisignani, presidente provinciale FIPAV Chieti. Buonasera a tutti. Un applauso, può partire. E Domenico Di Camillo, presidente provinciale FIPAV Pescara. Ciao Domenico. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Come sempre qui per le prime puntate. Ci siamo. Puntata 0. Ripartiamo non con poche difficoltà, Domenico, anche voi a livello federale. Sì. È sempre difficile gestire. Ripartire è sempre un po' più difficile, quindi ripartiamo piano piano con le attività federali e andiamo avanti. Nella tribuna di Passione Volley, quest'anno per l'occasione rinnovata, anche Vincenzo Verna, che è il presidente del Chieti. Buonasera Vincenzo. Non troppo soddisfatto dopo l'ultima sconfitta, però sulla carta forse c'era da aspettarselo un po', no? Beh sì, chiaramente. Dopo l'asfaltata che ci ha dato Ortona, da lì già si può capire qual è il grosso divario tra loro e noi quest'anno. La squadra è rinnovata per i 9 dodicesimi e abbiamo dovuto ridimensionarci alla grande per i motivi che tutti conoscono, vista la crisi economica che ci attanaglia, e quindi abbiamo dovuto rivedere i nostri programmi, i nostri piani. Abbiamo fatto una squadra di ragazzi under 22-23, a parte il libero che aumenta, praticamente ci fa un po' sballare la media dell'età. È ritornato Massimo Marino nelle nostre file. Classe 69. Sì. È quello che ci aumenta la media dell'età. Sono forse insieme a Gioia del Colle, credo sì, siate la squadra più giovane del campionato. Se non no, Gioia del Colle, Club Italia forse. Club Italia. E quindi niente, dobbiamo avere un po' di pazienza, dobbiamo riguadagnarci un po' di tranquillità, di serenità, in quanto in questi mesi da giugno a luglio siamo stati un po' coinvolti nelle varie vicissitudini della pallavolo locale. Comunque adesso abbiamo iniziato, abbiamo una finestra, magari nel finale, certo. Presidente. E quindi niente, abbiamo iniziato, abbiamo vinto, una l'abbiamo vinta, due ne abbiamo perse, insomma dobbiamo prendere più punti possibile all'inizio per cercare di raggiungere subito l'obiettivo salvezza. Bene, in bocca al lupo intanto. L'Ortona che anche l'anno scorso aprì la puntata 0 di Passione Volley. Vedo già microfonato Nunzio Lanci, il tecnico della formazione adriatica dei biancazzurri. Ciao Nunzio, ben trovato. Buonasera a tutti. Fateli un applauso al mister, ragazzi.
Nunzio, i nuovi arrivati sono bravi, perché l'Ortona quest'anno a microfoni spenti ne abbiamo parlato più volte, poi magari chiediamo anche al dirigente storico Angelo Paris. Quest'anno voi partite con l'obiettivo di migliorare il nono posto, se non ricordo male, della passata stagione, ma in realtà con gli acquisti di Luca Lorè e dello Scortina, che tra poco conosceremo, puntate ai playoff, anche se non lo dite, però insomma. No, noi puntiamo a fare un buon campionato, poi tutto quanto quello che viene di positivo sarà ben accetto da tutti quanti, però il nostro obiettivo è fare un buon campionato, primo giocare bene, divertirci noi in mezzo al campo e provare a divertire anche quelli che sono i nostri tifosi e la nostra dirigenza. A differenza del Chieti avete cambiato pochissimo, sono arrivati tre elementi. Noi abbiamo provato a fare degli innesti di qualità. Degli innesti di qualità, abbiamo provato a puntellare, diciamo, quello che era l'organico dell'anno scorso, facendo delle scelte ben precise, sacrificando alcune situazioni, privilegiandone delle altre che secondo noi potevano essere quelle che ci potevano dare più tranquillità e per poter affrontare un campionato che, a detta di tutti, qualitativamente sia qualitativamente a livello di gioco che è tecnico, forse è migliorato rispetto a quello dell'anno scorso. Penso di, fino ad adesso, di aver fatto delle scelte giuste, poi il campionato è ancora lungo, quindi i giudizi è ancora presto dirli, però abbiamo lavorato bene, proviamo a lavorare ancora meglio per migliorarci. Tra un po' torneremo a parlare con i ragazzi dell'Ortona, faremo la conoscenza di nuovi e di qualche vecchio, tra virgolette, vecchio. Prima di tornare a parlare del derby Ortona-Chieti, poi ci sono, c'è anche il servizio, io andrei a fare il solito consueto bilancio settimanale delle abruzzesi, 8 squadre impegnate, 4 vittorie e 4 sconfitte, anche se 2 di queste 4 sono arrivate nei derby, perché non era l'unico, l'unica stracittadina quella tra Ortona e Chieti, ma c'era il derby di B2, Francavilla Paglieta, derby bellissimo, così recitano le cronache, che è stato vinto dal Paglieta di una vecchia conoscenza della pallavolo ortonese, Francesco De Angelis, che è tornato nella sua Paglieta. Le cose stanno andando abbastanza bene, un 3-2 davvero spettacolare, con il Francavilla che sulla carta ha la rosa meno competitiva delle abruzzesi, ma sta già vendendo cara la pelle, 4 punti in classifica, non sta andando male la formazione adriatica. Detto dei due derby, in A2 maschile, vedremo anche qui il servizio confezionato per noi da Ferruccio Benvenuti, il Pineto vince la prima partita in questa stagione dopo le scoppole di Perugia e Sora, arriva la prima vittoria, niente poco di meno che contro l'ex capolista Padova, dell'amatissimo ex Paolo Montagnani. Tra l'altro in B1 femminile il San Buceto continua purtroppo ad inanellare sconfitte, 3-0 in quel di Potenza, e per la giovanissima formazione di Giancarlo Caldarelli si preannuncia un campionato davvero difficile, sarà quasi impossibile evitare la retrocessione, 3 partite, 3 sconfitte, ma c'è tempo e modo per migliorare. Detto della B1 femminile, in B2 maschile abbiamo già ricordato il derby vinto dal Paglieta in quel di Francavilla. Le maggiori soddisfazioni di questo, dell'ultimo fine settimana, arrivano senza ombra di dubbio dal girone H di B2 femminile, dove tutte e due le formazioni pescaresi, la Rabona e la Danunziana, hanno vinto. Niente di meno, la Rabona ha vinto sul parquet del Pagliare, anche qui capolista prima della sconfitta contro le pescaresi allenate da Emilio Di Bacco, 3-1 per la Rabona, che sale a quota 6, mentre la Danunziana batte con un secco 3-0 l'Ascoli e prende i primi 3 punti stagionali, anche se i punti in classifica sono 4 dopo il 3-2 rimediato la settimana scorsa. Abbiamo detto tutto, rientriamo in studio con gli ospiti di oggi, ripeto, l'impavida Ortona. Dovrebbe essere pronto intanto il servizio riguardante la vittoria del Pineto sul Padova, chiederò alla regia di Maurizio Da Guì se può mandare il servizio.
Pigneto a tutto Marquez, c'entra la prima vittoria in campionato e lo fa costringendo l'ex capolista Padova al primo stop stagionale. Match intenso al Pala Santa Maria, risolto dallo stratosferico Ivan Marquez, autore di ben 26 punti. L'opposto venezuelano vince più praticamente da solo il primo set ed è decisivo nel quarto parziale, chiuso 25-23 per gli adriatici. Chiovini può finalmente gioire per i primi tre punti, ossigeno puro per le batoste di Perugia e Gela. Il tecnico marchigiano schiera Calderani in regia, Sborgio e Moretti centrali, Cudo e Bosco schiacciatori e Marquez opposto. Il libero è Messana, il Padova dell'amatissimo ex Montagnani risponde con Tiberi e Ucikov in diagonale, Burgsteller e Pagni al centro con la coppia di schiacciatori formata da Rosso e Koshikawa. Chiovini in settimana sprona a dovere i suoi che lasciano le briciole ai veneti, troppo timidi al servizio. Messana in ricezione un computer e l'attacco va sempre a segno. Sul 16-11 si scatena Marquez al servizio, il resto lo fa Bosco che chiude il set 25-14. Pigneto si rilassa nel secondo con Padova avanti 14-16, poi Ucikov sale in cattedra e porta i suoi in parità. La capolista inizia forte anche la terza frazione con Tiberti che imbecca la perfezione Rosso e ancora Ucikov. Sembra l'allungo decisivo ma Pigneto aggancia la parità sul 13-13 quando si scatena Bosco fino al 20-17, ma a chiudere il set è ancora il gigante nero che passa a ripetizione 25-20. Padova prova a raddrizzare il match con il bulgaro Ucikov che da solo costruisce il break del 15-18. Rosso al servizio scotta le braccia di Messana che accusa i colpi sul 16-20. Chiovini azzecca il cambio decisivo, testa grossa al servizio, azzera il gap. Al resto pensano il solito Marquez devastante al servizio e una schiacciata di Bosco che chiude i conti sul 3-1. Successo ancora più bello perché inaspettato, giunto nel momento forse più difficile nella storia pallavolistica pinetese. Una rondine che non fa primavera, ma rende meno grigio il cielo di novembre. Entriamo in studio, siamo tutti contenti o no, Gianni Bisignani, questa prima vittoria del Pigneto dopo le mille difficoltà di questa stagione, un'estate tormentata, l'autunno ancora di più, eh? Presidente dimissionario, Benigno D'Orazio, ricordiamo la squadra praticamente in mano al comune di Pigneto che entro il 30 di novembre dovrà ratificare l'ingresso di nuovi soci in società. Gianni. Sì, speriamo che tutto vada per il verso giusto, che riescano a formare questa società e a portare avanti questa benedetta Serie A che in Abruzzo manca, c'è, ma dovrebbe seguitare, insomma, la massima espressione della nostra regione. 3-1 contro il Padova, te l'aspettavi? No, assolutamente no, e infatti... questo è un segnale che le cose si possano riaddrizzare. Mimmo Chiovini, tornato alla guida del sestetto adriatico, è stato a Pigneto in A2, dopo Scittu, opposto davvero formidabile, ritrova quest'anno, anzi trova, Ivan Marquez, che non è da meno. 26 punti per lui nell'ultima partita, aveva già esordito a Gela nel 3-0 la settimana scorsa. Però sembra aver trovato, insomma, la forma migliore. È un uomo di peso che sicuramente darà un contributo notevole. Mimmo Chiovini non lo scopriamo certo quest'anno. Chi gliel'ha fatto fare? Diciamoci la verità. Ha preso una gatta a pelare mica da poco. Però lui è abituato a queste situazioni. Difficili. Domenico, Abruzzo Volley, questa situazione che poi non doveva portare, insomma, il Chieti, il Pigneto a giocare a Chieti, non se ne è fatto più nulla, la Lega ha negato l'accesso al Pala Tricalle, il Pigneto torna a giocare a Pigneto con una società, insomma, torna a giocare a Pigneto in difficoltà. Questo Abruzzo Volley secondo me doveva nascere in maniera diversa, si doveva programmare prima, programmare meglio e coinvolgere al meglio tutte le società intorno a questo Abruzzo Volley. Forse è stato fatto nella maniera sbagliata. L'idea non penso sia. L'idea è una buona idea. La regione
non è grande, quindi non ci possiamo permettere di fare ognuno curare il suo orticello. Quindi se riusciamo a fare una cosa insieme che porta del guadagno per tutti, che si faccia, ma nei migliori dei modi, è organizzato in tempo, non all'ultimo momento e senza penalizzare nessuno. Presidente Verna, ti abbiamo qua in studio, quindi non possiamo che chiederti o chiederle, ci diamo del tu. Siamo sempre dati del tu. Possiamo che chiederti, insomma, com'è andata questa tiritera estiva, perché poi ha coinvolto anche il Chieti. Poi inizialmente dovevate portare il titolo di Serni a Chieti, diciamo così, titolo di A2. Sì, poi. Allora, inizialmente noi siamo stati contattati dai Isernia per portare questo titolo loro a Chieti. Per ovvi motivi poi Isernia ha avuto delle grosse difficoltà proprio a livello locale, politico ed economico, e quindi è rimasta lì dove era. E il mese di giugno io sono stato contattato dal presidente D'Orazio per fare questa fusione. E purtroppo i motivi principali sono stati per il fatto che non l'abbiamo fatto, sono stati la mancanza di tempo, come diceva il presidente provinciale, e la mancanza di denaro, parliamoci chiaro, la mancanza di soldi. Noi in un mese non siamo riusciti a trovare chi poteva appoggiare questo progetto. Loro hanno scelto Chieti perché Chieti in effetti abbiamo una struttura idonea per fare la Serie A. Loro c'hanno la palestra che ancora per un anno gli hanno dato una proroga, sì. E quindi avevano questo problema serio. Il problema è, come dicevo io, proprio un problema economico e un problema proprio di tempi. Io già avevo firmato dei contratti con la mia società, avevo già contattato i ragazzi che sono venuti a Chieti, avevo già gli orari del palazzetto, avevo già cominciato la mia attività, quindi a quel punto avrei dovuto chiudere completamente la mia attività, la mia società, e dedicarmi a tempo pieno a quella di Pineto, ma i contratti firmati... Col senno del poi, meglio così, Presidente. Ma guarda, non, adesso io voglio spezzare anche una lancia nei confronti di Pineto, che si è trovata per parecchi anni in queste problematiche, in queste difficoltà, come si sono trovate tutte le società, insomma. E il Presidente D'Orazio avrebbe potuto anche vendersi il titolo, chiudere completamente e starsene a casa, invece ha provato in tutti i modi di salvare questa pallavolo abruzzese per cercare di farla vivere ancora, di farla rimanere. Insomma, una squadra di Serie A in Abruzzo è un veicolo trainante per tutti. Questo progetto in effetti doveva partire prima, doveva coinvolgere tutte le società abruzzesi, tutte, e creare un pool veramente forte di settori giovanili che avrebbero dovuto appoggiare la prima squadra e unirci. Purtroppo il mese di luglio-agosto era troppo tardi, abbiamo avuto dei contatti, ma forse non c'è neanche la maturità giusta. Forse non eravamo pronti, indubbiamente sì, abbiamo contattato diverse persone, si sono tutti quanti arresi, non so per quale motivo, hanno detto subito di no a questo progetto e quindi Pineto si è dovuta ritirare nei suoi posti, nelle sue palestre, e noi continuiamo la nostra strada. Bene. Il problema era solo questo. Comunque, i risultati, almeno la squadra è stata allestita bene, perché comunque il sestetto a disposizione di Chiovini, certo. non è male. Certo, è un po', insomma, la rosa è un po' risicata perché sono in sé praticamente, la panchina è un po' corta, alla lunga, insomma, Pineto potrebbe pagare appunto l'assenza di ricambi all'altezza, non ce ne vogliono i vari centorame e gli altri, insomma, però la rosa effettivamente è risicata, ma stando così le cose, insomma, si è già fatto abbastanza. L'importante è proseguire bene su questa strada e trovare una società seria all'altezza della situazione, che garantisca per un certo numero di anni la pallavolo di Serie A a Pineto e anche nei comuni limitrofi. Chieti, sì. come dicevi te, è una piazza importante, ma ce ne sono altre, Ortona, un passato, certo, in A2, certo. Tanti anni fa, Lanciano,
Pescara, certo, che deve svegliarsi un po' dal torpore generale, perché una squadra, un capoluogo di provincia come Pescara non può avere una squadra in Serie C senza nessun settore giovanile. Insomma, questa è un'autocritica che faccio un po' a tutto il movimento regionale, non ce l'ho solo con Pescara, non ne vogliono i dirigenti del Pescara, però insomma qui c'è Domenico Di Camillo che è il presidente, o no, Pescara non merita, non merita una Serie C, una soprattutto Serie C, e merita anche a livello giovanile, merita di ripartire, di ripartire, perché tutto quello che è stato fatto prima, diciamo che si è fermato un attimo ai livelli regionali, quindi bisogna ripartire per uscire un po' con da questo impasse. Sì. Bene, abbiamo chiuso il discorso relativo al periodo, andiamo a leggere un attimo i risultati del terzo turno, dovrebbe essere pronta la grafica sullo schermo. Pallavolo Pineto, Pallavolo Padova 3-1, Loreto Sora 0-3, Genoa Santa Croce 0-3, Isernia Mantova 2-3, Segrate Marcegaglia Ravenna 1-3, Club Italia Roma Città di Castello 0-3, Conad Reggio Emilia Gela 3-2. Alla luce di questi risultati la classifica è la seguente: Santa Croce con 9 punti a 7 Città di Castello e Marcegaglia Ravenna, a 6 punti Pallavolo Padova, Canadiens Mantova e Globo Sora, insieme anche al Chebanca Milano, Carige Genoa e Gela 5 punti, 4 punti per Perugia, già 3 punti per Isernia e Pineto, a 2 punti Reggio Emilia e Loreto con un punto. Chiude il volley Segrate, prossimo impegno per il Pineto, sabato prossimo ancora un impegno, casalingo contro il Sora. Abbiamo chiuso, Nunzio, andiamo, scendiamo in B1, scendiamo se vuoi per dire. Vittoria nel derby, seconda vittoria in 3 partite, l'Ortona sembra insomma aver iniziato bene, fatta salva la parentesi di Corigliano, contro comunque una formazione che punta al primo posto, sì, o no? Sì, sì, da parte loro penso che siano queste le ambizioni per la conclusione del campionato, sicuramente arrivare nei playoff. A noi abbiamo un proseguo di questa prima parte di campionato molto difficile, affronteremo partita, ogni partita una storia a sé, affronteremo con le giuste motivazioni, andiamo a Molfetta sabato, poi c'è a Tripalda in casa, poi andiamo a Sorrento, ogni partita ha una storia a sé, quindi noi andiamo con la giusta tranquillità e motivazione ad affrontare ogni partita. Poi ripeto, il campionato potrebbe riservare delle sorprese, come potrebbe staccarsi alcune squadre un po' più forse attrezzate delle altre, ma non più attrezzate tecnicamente, con un po' più di esperienza rispetto ad altre di questo campionato. Sì. Quindi noi tutto quanto quello che viene, lo ripeto, lo prendiamo con le molle e andiamo avanti. Per noi il nostro obiettivo è affrontare ogni partita con la giusta motivazione. Poi vedremo, tireremo le somme a metà campionato e vedremo dove ci troviamo. Prima di parlare del proseguo del campionato, andiamoci a vedere i riflessi filmati del Grand Derby del Pala Giovanni XXIII nel servizio confezionato per noi da Toni Zitella. Differenza di qualità ed esperienza sono questi i fattori chiave della vittoria dell'Ortona nel derby tutto abruzzese col Chieti. La rosa a disposizione del tecnico ortonese Lancia ha sicuramente molto di più di quella di Flacco Monaco, zeppa di giovani di belle speranze, troppo fallosi al cospetto dei vari Costantini e Di Meo, tanto per citarne qualcuno. Finisce 3-0 per l'Impavida, che torna al successo dopo la battuta d'arresto di Corigliano. Chieti fa quello che può, rendendo dura la vita agli adriatici, solo nel secondo parziale, perso a 22. Lanci tiene a riposo Lorenzo al meglio e mette dentro Cortina in posto 2. L'opposto siciliano farà da mattatore con i suoi 22 punti. Con Andrea Lanci in regia, Di Giacomo e Di Meo in banda, con Costantini e Simone al centro e Vallescura libero. Flacco Monaco conferma il sesteto che ha battuto Gioia del Colle, schiazza regista, la coppia Brann-Guidone nel ruolo di centrali, i giovani Gradi e Roberti schiacciatori e Della Nave a chiudere la diagonale. Il libero è il sempreverde Marino. Al pronti via, i favori del pronostico sono tutti per l'Impavida, che in effetti scava subito l'allungo decisivo per la conquista del primo set. Cortina in attacco e Costantini a muro tengono l'Ortona sempre in vantaggio, sia nel primo che nel secondo time out tecnico. Finisce 25-18.
La seconda frazione è quella più equilibrata del match. Chieti tiene bene in ricezione e in difesa e con l'opposto della nave, davvero bravo l'ex Genova, resta aggrappato al set fino al 16-15, ma Di Giacinto prima e Cortina poi portano il set ancora dalla parte ortonese. Sul 2-0 tutto diventa tremendamente difficile per il Chieti, che inizia la terza frazione con troppo nervosismo. Gradi al servizio e azzecca due ace, ma sarà l'unica distrazione del libero Vallescura, che riprende a ricevere con percentuali altissime, finirà col 91%. Schiazza in becca bene Brun e Guidone al centro, ma è solo un attimo. Ortona tiene sempre un vantaggio di 4-5 punti e con i muri di Costantini, gli attacchi di Cortina e qualche errore di troppo del Chieti va a prendersi 7 partita. Finisce 3-0 con qualche tensione da derby di troppo, che ci può anche stare. Ortona riprende la corsa interrotta una settimana fa in Calabria e tiene nel mirino le grandi del girone, tutte vittoriose. Per il Chieti, battuta d'arresto prevedibile, anche se perdere il derby non piace a nessuno. Presidente, bella la, Presidente Verna, la pronuncia di Simon, eh? Brun. Sì, Brun è inglese, ma Simon è tedesco, quindi si pronuncia così come è scritto. Brun sì. Schulte. Sì. Beh, 3-0, Presidente. Sì, ci stanno tutti, insomma, non era Ortona il campo in cui dovevamo prendere i punti, chiaramente. Esattamente. Insomma, quindi il derby è derby, come ha detto il tuo collega, e chiaramente dispiace perderlo, però insomma ci sta. L'anno scorso abbiamo vinto noi, quest'anno hanno vinto loro, insomma. Siamo uno pari, beh, no, sì, al momento. Sì. Uno pari l'anno scorso, adesso stanno 1-0 per loro, perché l'anno scorso una vinta, una persa. Esatto. Parliamo un attimo della rosa a disposizione di Flacco Monaco Tommaso, che già l'anno scorso rimpiazzò Diz a campionato in corso. Bravo Della Nave, bravo. Sì. Anche Gradi e Roberti, ma Della Nave mi sembra quello più pronto per affrontare il campionato. I nostri problemi sono la ricezione, come abbiamo visto e come ha detto giustamente il cronista. In attacco non sono male questi ragazzi, in considerazione che hanno fatto sempre la panchina in B1, si sono allenati con buone società. Della Nave viene dal Genoa, che ha fatto una promozione in Serie A, e Gradi viene da Brolo, che ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, e da Molfetta viene invece Roberti, che è un ragazzo tutta grinta. Il nostro problema è la ricezione e un po' la difesa, però voglio dire, questi l'ingaggio di Massimo Marino Massimo Marino cercherà di dare un po' d'ordine lì dietro, però ma si è allenato in questi anni, sì. Abbiamo visto, insomma, abbastanza in forma. È stato soltanto un periodo fermo, ma poi lui sembra immortale, insomma, quindi immortale. Serve più che altro per ordinare un po' questi ragazzi, per tenerli un po' insieme, ecco. Noi dobbiamo prendere soltanto un po' di fiducia, poi sai, le squadre giovani sono fatte proprio così, se si riesce ad avere un po' di entusiasmo, un po' di fiducia, le cose cominciano ad andare bene. Se poi alla fine dipende dai caratteri dei ragazzi, se si abbattono, se perdiamo ancora altri 5-6 partiti in questo modo, io non credo che ci sia tanto da fare comunque. La vittoria col Giro del Colle di una settimana fa, infatti, insomma. Sì, ci ha dato dei buoni segnali, quella ci ha dato dei buoni segnali, anche perché il Giro del Colle non è una brutta squadra, insomma, in considerazione che hanno degli ottimi giocatori, quindi abbiamo fatto una partita tutta grinta e tutta voglia di vincere, l'abbiamo vinta, questa è. Beh, dobbiamo continuare così. Conosciamo i ragazzi dell'Ortona. Intanto io vorrei aprire questa presentazione, che poi, insomma, sono molti già noti al palcoscenico regionale, ma qualcuno anche a livello nazionale. Tra un po' lo vedremo. Angelo, fino adesso sei stato zitto, 4-4. Però meglio così. Meglio così no. Quest'anno non c'è Massimo D'Onofrio, quest'anno Massimo impegni. C'è. No, non c'è qui in studio. Non c'è in studio, ma c'è dietro le quinte. Che poi ho saputo dei siparietti in panchina tra Massimo e Nunzio, perché ogni tanto so che si beccano. È la forza del nostro gruppo. Perché se fosse tutto omologato non va. Nunzio mi guarda un po' sorpreso. Io so cose che tu non sai. Prego, Angelo. Io sto in mezzo a loro, cerco di essere un elemento che, anche se faccio sempre violenza a me stesso, perché non è quello che si vede in panchina. Però bisogna soffri adattarsi. In silenzio. Sì. Adattarsi, ognuno al proprio posto. Poi, a parte gli scherzi, penso che in un gruppo sportivo il rispetto dei ruoli specifici è determinante. Se tutti parliamo, se tutti vogliamo mettere becco,
e che poi ci sia un confronto dialettico tra l'allenatore e il suo vice. Poi Massimo in noi c'ha una funzione doppia, è il primo collaboratore di Nunzio ma anche il direttore sportivo, quello che fa delle scelte, quello che ha portato i giocatori ad Ortona, che fa i contratti. Quindi è normale che in una qualsiasi discussione o nel contesto di un'attività agonistica ci possano stare delle frizioni che poi lasciano il tempo che trono, che siamo veramente un bel gruppo amalgamato anche come dirigenza. Massimo D'Onofrio fa d'accordo non solo tra te e Nunzio ma anche tra lui e Tommaso Lanci che sovvenziona gli acquisti, però Tommaso Lanci il presidente va direttamente in tribuna, si incavola direttamente lì, quindi non vuole vedere nessuno dei tre. Il nostro presidente, che Dio ce lo preservi per sempre, però è il personaggio più difficile da tenere a freno. Difficilissimo, però è molto è sincero e leale, sì. bisogna saperlo prendere. Soprattutto nel mondo dello sport, che è un mondo a volte effimero, una persona di parola. Bisogna saperlo prendere, perché è un po' brusco a volte, però vabbè, scherziamo Tommaso. Però anche non è mai venuto tra l'altro qui a Passione Volley, lo trascineremo, prima o poi ci riusciremo. Angelo, abbiamo detto di questa rosa importante dell'Ortona, adesso playoff o non playoff, comunque Luca Lorè e Eros Cortina, che sono gli acquisti più, diciamo, più che spiccano di più, con esperienze in B1 e in A2 e in A1, quindi insomma, Ortona si appresta a disputare un campionato importante, poi... Ma io direi che la forza del nostro gruppo, anche se sono state giocate solo 3 partite, quindi... Adesso ogni giudizio potrebbe essere rivisto nel proseguo del campionato, però mi riallaccio al discorso che facevi tu, a quello che faceva Nunzio. Quello che crediamo di essere fiduciosi per il campionato di quest'anno, di fare un campionato di vertice, che parliamo di Luca Lorè giustamente, ma Luca Lorè sabato aveva una caviglia gonfia, e Giacinto Di Giacomo, chiamato in causa a sostituirlo, è stato uno dei migliori in campo. 11 punti. Secondo me questo è quello che ci dà fiducia nel nostro proseguo. Io non sono un tecnico, non mi professo tale, però quello che mi è piaciuto del fatto che Giacinto, che fino ad oggi era stato ai margini della squadra, almeno per quanto riguarda il sestetto iniziale, chiamato in causa, è stato uno dei migliori in campo. E questo mi fa ben sperare per il proseguo del futuro, perché un campionato, se vuoi andare avanti, se vuoi ottenere dei risultati e se hai delle ambizioni, non bastano 6 persone, e se chi entra al posto di un titolare affermato come Luca Lorè entra e fa la sua parte, lo fa benissimo, è un segno positivo per il futuro, per il proseguo del nostro campionato. Hai nominato Luca Lorè, allora conosciamo Luca, dai, microfono a lui. Ciao Luca, benvenuto in Abruzzo innanzitutto. Grazie. Facciamogli un applauso, dai. Grazie. Classe 76, un passato importante, 5 campionati di A1 e ben 10 di A2. L'anno scorso a Turi, hai giocato contro Ortona, quest'anno ad Ortona. Sì. Bigliettino da visita importante per te, insomma. 15 anni di professionismo ad alti livelli, puoi dare una grossa mano ai colori bianco-blu o bianco-azzurro. Queste sono le speranze mie e della società. La scelta maturata quest'estate, spero, anzi sono sicuro che è quella giusta. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità e logicamente darò il massimo per poter far bene, per poter raggiungere dei risultati positivi con la squadra, perché penso che la società questo lo meriti. Una società molto seria, con gente che mi ha dimostrato da subito tanto amore verso questo sport. A Ortona c'è il mare, quindi una cittadina piccola, però c'è tutto quello... Mi sento casa mia, perché anche San Vito è vicino al mare, ricordiamo. Per cui questo è importante. Sei fuori casa da tanti anni, perché sei cresciuto nella Maxi Conopalma, una scuola di pallavolo importante. Sono andato a 15 anni, sono 20 anni insomma che... Che viaggi? Il girovago per dell'Italia. L'anno scorso avevo maturato la decisione di cambiare, di scendere di categoria e di rimanere, diciamo, vicino a casa per poter stare un po' più con la mia ragazza. Ecco. Quest'anno non è andata così, sono comunque molto contento della scelta che ho fatto e spero che vada tutto per il meglio. Beh, sei deciso di allontanarti da casa perché Turi era più vicina a San Vito. Delle società più vicine a San Vito, Ortona è quella sicuramente più seria. Più vicina. E più seria, soprattutto. Ci tengo a dirlo perché è importante, perché non è facile trovare società così serie, soprattutto in Serie B.
Luca, sei il valore aggiunto di questa squadra, non devi nasconderlo. Ufficialmente domenica, sabato scorso col Chieti non eri al meglio. Si vocifera che insomma qualche tuo compagno di squadra, di cui io posso immaginare già il nome, ti ha, insomma, durante l'allenamento, la rifinitura di venerdì, credo ti abbia pestato un piede. No, forse ma... non so, Renato Orsini è lui. Sono incidenti di gioco che capitano. A me è successo già questo, forse già la quarto o quinto infortunio simile. È venuto di qua, lui era un muro e sono caduto sul suo piede e ho preso questa distorsione, ma penso che per domenica di essere a disposizione. Anche perché non c'è una partita, c'è una partita importante, poi vedremo anche i risultati della classifica del prossimo turno. Grazie Luca per il momento. Altra conoscenza, anche se in Abruzzo ci viene spesso, un infatti, po' troppo, al contrario di Luca. Eros Cortina. Di solito sto sempre fuori. Al contrario di Luca, che dopo tanti anni che sta fuori, cioè, esatto. Che va... Te ti sei avvicinato per questioni di cuore anche, sì. O no? Di cuore, pure per muovere un po' pure a livello lavorativo, che comunque. Ecco. Tra l'altro, il pallavolo sfortunatamente non ti dà il pane per tutta la vita. Ecco, sincero, apprezziamo la sincerità, perché insomma nei campionati di B1 e B2, a parte anche in Serie A2, però voglio dire, non è facile. Se non vai a livelli di A1 a 2 diventa difficile, insomma, campare solo di pallavolo. Infatti, un calciatore di Serie B ha tutt'altri stipendi. È un'altra cosa, il calcio, un altro mondo. È un altro mondo. Eros. Tra l'altro sei stato vicino anche al Chieti, qui c'è Vincenzo Verna, è stato facendo annuisce. Ci siamo sentiti pure con Chieti, purtroppo come ha detto il Presidente hanno avuto pure loro problemi a livello economico come un po' tutte le società d'Italia di pallavolo. Nei quattro, questo è il quinto anno di B1, mi corregga, quinto anno di B1 ha sempre fatto, insomma, allestito formazioni sempre per cercare di puntare ai playoff. Quest'anno c'è stato un ridimensionamento, quindi... Non si è potuto arrivare a Chieti, però c'è Ortona che non sono riuscito a seguire la causa del Chieti, però tradizione importante anche quella dell'Ortona. Sono riuscito a trovare comunque una società che ambiva comunque a fare campionati di alto livello. Magari se quest'anno riusciamo ad arrivare a fare le prime 4-5 sarebbe, ecco, vedi? Pure... Perché prime tre, dai. Diciamo 4-5, poi quello che viene, insomma. Ex Molfetta, poi tra l'altro sabato tornerai. A me Molfetta mi compete poco, sia perché comunque non è che mi sono trovato benissimo, sia perché comunque non, a livello di squadra hanno cambiato tutti. Hanno tenuto soltanto il centrale Ciccio Valente, quindi non sono comunque come nomi sono sicuramente altosonanti. Sì. Però non, a livello di squadra, sicuramente una squadra nuova vedremo, insomma, come va. Come ti accoglieranno? Che accoglienza ti aspetti a Molfetta sabato? No, io credo di alla fin fine di aver fatto bene l'anno scorso, quindi spero nel miglior modo possibile. Come? Playoff sfumato Per un punto. L'anno scorso per colpa di questi qua. Di Nunzio, dell'Ortona. Perché ho perso 3-2, già facendo una vittoria per 3-2 saremmo arrivati sicuramente ai playoff, che alla fine era l'obiettivo principale. Alla fine un punto del Molfetta, purtroppo, quindi insomma, se lasci questi punti per strada e poi è tosto. Vabbè, anno nuovo, vita nuova, quest'anno sei Ortona, farei bene sicuramente per l'Ortona. Hai sentito quando ho fatto il bilancio degli abruzzesi, la Danunziana ha vinto, sei contento? Sì, sì, famiglia, diciamo, questa fine settimana è stato serenissimo, diciamo. 3-0, bene, sì, anche sì. Roberta, che salutiamo, Roberta di Valentino, lo possiamo dire, tanto lo sanno, ormai sei di casa in Abruzzo, presto verrà ospite anche lei. Allora, altro neoacquisto è Francesco Maiorana, pallavolatore. Ciao Francesco, ben arrivato in Abruzzo. Grazie. Ben arrivato. Grazie, grazie. L'anno scorso in B2 a Catona, Reggio Calabria. Ecco, calabrese di nascita. Calabrese, sì, ho fatto le giovanili a Vibo Valentia, con la Donno Callipo. E questo secondo palleggiatore, alle spalle di Andrea Lanci. Mi faccio questa esperienza qui in B1. Spero di crescere e di dare soprattutto un contributo a questa squadra. Il gruppo è bello, Ortona mi piace, pallavolisticamente è anche al di fuori della pallavolo, quindi spero vada tutto per il meglio e mi faccio quest'anno con tutti questi vediamo amici. Se ti sbilanci te, contrariamente ai compagni di squadra. Assolutamente no. Niente. Il nostro obiettivo è fare bene. La trasmissione vi ha obbligato a non parlare di playoff. No, noi vogliamo fare bene, sai, quello che viene, viene. Va bene, Francesco, in bocca al lupo per la stagione. C'è Michele Simoni, centrale. Ciao Michele, prodotto di Vivai Ortonese, Ortonese Doc.
titolare contro il Chieti non te la sei cavata male, sì. Anzi, insomma. Sono partito, inizio a giocare anche grazie a Nunzio quest'anno, che mi dà fiducia. Hai perso un altro perso, un compagno di squadra come, come Mattia Matricardi, che è andato a farsi le ossa a Paglieta, a titolare. Sì. Sei rimasto forse l'unico ortonese in squadra? Sì, sono Michele, tornato perché l'anno scorso una piccola parentesi a Nagni in B1 sempre. Ah, ecco. Sei tornato ad Ortona? Amara parentesi tra l'altro. Amara? Sì, sì, sì. Sia per il campionato che comunque siamo retrocessi, sia per la società, non mi sono trovato bene. No, per niente. Stanno in ritorno a casa, ritorno al figlio prodigo. Sta bene a casa. Anzi, non sei l'unico perché c'è Renato Orsini, Che no, beh, Renato... vicino Ortona, sì. Ecco, vabbè, però insomma, prodotto del vivaio, sì, prodotto del vivaio dell'Ortona. Bene, allora io mi sbilancio, però io punto ai playoff. Facciamo e qui è nato merito, insomma, sono vicino, vuol dire che si punta ai playoff, non c'è niente di male, cioè, voglio dire, poi se arriva lì, se non arriva non succede nulla, non è che casca, che vi mettiamo al muro in fucilazione, Va bene, bravo, quindi la squadra la vedi bene, a parte Corigliano è stata una partita tosta, perché comunque c'erano più di 1000 spettatori, se non dalle cronache. Sì, più o meno. Insomma, erano forti, un bel pubblico, bella squadra, bel pubblico, campo difficile. Avete iniziato a giocare dal terzo set, i primi due set un po', Sì, no, il secondo abbiamo iniziato, il terzo abbiamo macinato un po' più gioco, però... Avete vinto il terzo, poi il quarto combattuto. Vabbè. Mi rifarete la molfetta, sì, sperando che arrivi la prima vittoria esterna stagionale. Caso, sì. Okay. Allora, mancano 5 minuti, Angelo Anselmi mi fa cenno, andiamo a leggere i risultati anche del campionato, anche meno di 5 minuti, io come al solito vado poco d'accordo col timer, però insomma, meglio così, vuol dire che ci si trova bene con gli ospiti. Allora, dovremmo avere i risultati del terzo turno di campionato, eccoli qua, già in onda. Reggio Calabria Sorrento 3-0, Casoria Corigliano 1-3, vince la capolista in quel di Casoria. Catania Tripalda 2-3, partita combattutissima tra due squadre importanti. Gioia Molfetta 0-3, Siego Servis Ortona, Galeno Pallavolo Chieti 3-0, ne stiamo parlando diffusamente. Club Italia Volley Brolo 1-3, il Brolo dell'ex Biagio Pasciuta ha accreditato la vittoria finale, anche il Brolo, almeno a sentire quello che dice il nostro amico Nunzio Lanci. La classifica infatti è la seguente: a 9 punti Brolo e Corigliano, inseguono a 8 punti Molfetta e Atripalda, 6 punti l'Ortona insieme alla Reggio Calabria, 4 punti il Matera con il Catania, Pallavolo Chieti e Potenza 3 punti, il Potenza dell'ex Chieti Figliolia, a 2 punti il Casoria, a 1 punto il Club Italia, 0 punti per Sorrento e Gioia. Sorrento ne ha promossa, Vincenzo, il Potenza di Diego Figliolia, uno dei tanti ex Chieti approdati in altri lidi, partito con i favori del pronostico, perché la squadra sta zoppicando in questo avvio. Ecco, il microfono arriva. Ce l'ho, è già microfonato, sì. Giusto. Ma sta trovando delle difficoltà, adesso non so che cosa sta succedendo a Potenza, io ho sentito Diego... C'è anche Simone Di Tommaso, tra l'altro. Sì, ho sentito Diego, sembra che abbiano dei problemi con l'allenatore, come al solito questo allenatore. Ma Diego è un po' difficile da gestire, Ma no, già Diego, l'anno scorso... Ma Diego no, è una brava persona, un bravo ragazzo, è un lavoratore, si gestisce, cioè non è che va a mille, però insomma, alla fine il suo compito lo fa. Presidente, non so che cosa è successo. Mi tolgo la curiosità, quest'anno però a livello di gestione si riposterà sicuramente, perché avere a che fare con i ragazzi ha dovuto insomma, gestire questo personaggi. Sì, però io mi rifaccio sempre agli insegnanti, che fanno una scuola superiore, hanno gli studenti seduti, tranquilli, quando stai all'asilo materno devi correre appresso i ragazzi comunque, e quindi non credo. Il giovane, Presidente, migliore in giovanità quest'anno. Ti ringrazio, grazie. A parte le battute. Insomma, abbiamo visto i risultati, Nunzio, poche sorprese, breve commento anche e soprattutto al prossimo turno, che intanto mentre ti microfoniamo, già il microfono, andiamo a vedere anche il prossimo turno, l'ultima schermata della puntata 0 di Passione Volley, arriva subito Sorrento-Catania, quindi partita facile per il Catania, Reggio Calabria-Gioia, anche qui partita dal pronostico scontato o quasi, Molfetta-Ortona è una bella partita da seguire. A Tripalda Matera, Pallavolo Chieti, Club Italia, partita importante in chiave salvezza, perché il Club Italia ha ancora 0 punti, quindi dovete vincere. Questi, Presidente, sono i punti che dobbiamo prendere. Queste sono le partite da vincere. Sì. E poi Potenza
Corigliano. Anche questa è una partita sulla carta interessante. Chiudiamo con Brolo. Brolo dovrebbe essere Brolo Casoria. Vediamo, c'era qualche problema in schermata. Allora, le partite che abbiamo detto da vincere sono queste, Presidente? Sì, dobbiamo vincere con quelle che sono alla nostra portata, che sono grosso modo sono strutturate come noi, che questo campionato dalla metà in su sono tutte squadre che possono vincere il campionato tranquillamente, dalla metà in giù sì, ce la battiamo. Velocemente Nunzio, trasferta a Molfetta, pronostico? Secco. Noi ci giochiamo la partita con l'umiltà e la voglia di vincere che ci ha sempre contraddistinto. Poi naturalmente nello sport ci sono anche gli avversari e dovranno dimostrare di essere più bravi di noi. Chiudiamo con Gianni e Domenico. Allora, velocemente, Gianni, 24 ottobre c'è stato lo Special Day, brevissimamente, un minuto per te. Sì, è una giornata che noi dedichiamo all'intera provincia pallavolistica, parliamo sempre di campionati provinciali. Quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere Carmelo Pittera per il corso aggiornamento tecnici e Paolo Pasqualoni che ci ha rapportato su scuola e minivolley, che sono i temi che interessano di più a livello territoriale. Premiato anche il miglior tecnico, Daniele Vitterio. Ma come avete fatto? L'anno scorso, come avete fatto? L'anno scorso a livello provinciale ha vinto Under 16 provinciale, regionale. No, scherziamo, Daniele è un ottimo tecnico, sulla cresta ormai da tanti anni. Tra le altre premiazioni anche Consuelo Mangifesta, che è stata presente e ci ha onorato. Domenico, la FIBA Pescara ha organizzato il torneo di beach volley al Moro, possiamo vedere forse se c'è qualche immagine, non credo che facciamo in tempo, però insomma prossimi appuntamenti importanti. Sì, abbiamo organizzato, ci siamo impegnati anche se abbiamo fatto tutto. Mi guardano tutti. All'ultimo momento abbiamo organizzato questa tappa di Open di Beach, è stata una bellissima manifestazione, basta vedere la finale con Eugenia Amore e Avanzo contro Raffaelli Malavolta. Andrea quindi, Raffaelli ancora in quindi gamba. Quindi è stata una finalissima, sono soddisfatto, è riuscito tutto al meglio, quindi ci riproveremo. Grazie, allora dobbiamo proprio chiudere perché tra l'altro la mia assistente personale Letizia vedo con una corda tra le mani, sta per strozzarmi. Allora grazie a Conny Brogi e a Angelo Anselmi alle riprese, la regia di Maurizio Daguì, il coordinamento giornalistico di Ferruccio Benvenuti. Io un applauso finale lo farei anche a Gini che è la mascotte di TV6 e di Passione Volle, è sempre qui, ci accompagnerà per tutta la stagione. Grazie a Letizia De Flavis che mi sopporta, ma siamo solo all'inizio. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, ricordo gli orari, alle 21 diretta su TV6 Sport, TV6 News, Digitale Terrestre, in contemporanea anche su TVQ, canale analogico, e su Sky 910. Poi potete riguardarvi tutte le puntate in streaming live sul sito www.tv6.it, cliccando nella sezione sport c'è il link di Passione Volle. In bocca al lupo al Chieti e all'Ortona, al Chieti per la partita con il Club Italia, all'Ortona per la trasferta di Molfetta. Grazie ancora, un applauso finale per voi, noi ci vediamo mercoledì prossimo, vi aspetto sempre qui, non mancate, ciao a tutti.